pa. That color. Pa, pa, pa. Alright girl, this is my spring makeup look. Allora iniziamo con il primer. Sto usando la Jumbo Pencil in Milk di NYX. Poi dalla palette 88 colori di Zoeva prendo un bel viola caldo e lo stendo al centro della palpebra mobile. Ora con lo stesso brush prendo il viola lavanda della palette Circus di Slick e lo sfumo con il primo viola che ho già steso partendo dall'angolo interno. Riprendo la palette 88 colori e a questo punto prendo il viola più scuro per stenderlo sulla piega palpebrale e anche un po' sull'angolo esterno. Sulla palpebra fissa invece ho deciso di usare un verde acqua scintillante che mi piace molto. Chissà perché non l'ho mai usato fino ad ora. This color is freaking nice! Il transition color di oggi è Texture, marrone adatto a tutte le pelli scure. E poi si addice anche al verde acqua che ho appena utilizzato. A questo punto prendo l'eyeliner e vado a disegnare una linea non troppo lunga. Basta che coincida con la fine dell'angolo esterno dell'occhio e ci siamo. Poi prendo un mascara, io adoro il Telescopic di L'Oreal, e vado a preparare le mie ciglia per l'applicazione delle eyelashes. Nel frattempo applico una matita viola dalla punta morbida sulla palpebra inferiore, mentre all'interno dell'occhio applico un kajal nero. È giunto il momento di applicare le ciglia finte! Oggi ne applico un paio piuttosto naturali, sono le numero 47 di Red Cherry. Poi vado a coprire i residui di colla con un eyeliner liquido. Infine vado ad intensificare lo sguardo con un ulteriore strato di mascara sulle ciglia superiori e quelle inferiori. I punti luce del viso li vado ad evidenziare con il Pro Longwear Concealer in NC45 utilizzando il pennello 103 di MAC. Poi opacizzo le zone chiare con la mia Compact Powder in numero 103 di Kiko. E il resto del viso invece vado ad opacizzarlo con una powder del colore della mia pelle. Uniformo le due cipre prendendo un powder brush e sfumo bene il tutto. E inizio a dare un po' di shape al mio viso con un blush o una cipria di due toni più scuro rispetto al mio incarnato. Ecco, questa è la tecnica ideale per avere un giusto contouring. Ma questo rosa al centro della palette Pumpkin Slick? It is fabulous. Pop that color. Come lip pencil oggi utilizzo Cork di MAC e poi faccio un mix di rossetti. Il primo che sto stendendo è Amp di Slick. Invece il secondo è il Viva Glam Nikki di MAC. Mamma mia, I love that. Done! Strike a pose. Strike a pose. Strike a pose. Come on, girl. Se questo video ti è piaciuto, allora vai a guardare altri miei tutorial. Basta fare un click su uno di questi due che vedi. And don't forget to thumbs up. Mwah! Hope you enjoy this look. Ciao.